Benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo il temperaggio del cioccolato. Temperaggio del cioccolato per inseminazione. Temperare il cioccolato è una pratica che serve per poterlo lavorare e ottenere una consistenza ben precisa che è croccante e lucida in modo tale da creare i nostri decori di cioccolato. Possiamo realizzare delle piumette, dei timbri, delle cialde, dei bracciali, dei girotorta di cioccolato, tutte le forme che vogliamo, però il cioccolato va temperato, cioè la precristallizzazione. Cosa vuol dire? Il cioccolato generalmente voi lo trovate o così, che è in gocce, oppure al supermercato in barrette. Voi potete prendere tutti i tipi di cioccolato, l'importante è che siano cioccolato e non surrogati, ok? Cioccolato. In questo caso utilizzo il fondente, vi faccio vedere col fondente, ma si può fare con il bianco e il latte. Il concetto di base è questo. Bisogna fondere il cioccolato e portarlo a 45-50 gradi per il fondente, abbassare la temperatura, si dice infatti abbassare la temperatura e portarlo a una temperatura per il metodo classico che vada sui 27-28 gradi e poi riportarlo a 31, cioè c'è una curva, cioè il cioccolato si fonde e si porta ad esempio a 50 gradi, quello fondente, parliamo del fondente, si porta a 50 gradi, la temperatura si abbassa subito, infatti generalmente nel metodo classico si fa banco di marmo, cioccolato fuso, si spatola, si abbassa la temperatura, 27-28 gradi. Si prende e si mette all'interno di un contenitore dove è stata lasciata una porzione di quel cioccolato a 50 gradi, una piccola parte. Quindi cosa succede? Che quel quarto che era caldo riporta il cioccolato in tempera e lo porta a 31, che infatti è l'utilizzo del cioccolato fondente. 30, 31, la temperatura non è mai la stessa per ogni cioccolato, quindi anch'io vi lascerò un file con le temperature di utilizzo, ma ogni cioccolato in base al burro di cacao che contiene, se ne contiene di più, di meno, sarà più fluido, più denso, però in linea di massima tenete quel range, poi lavorandolo poi lo conoscerete il vostro cioccolato. Quindi il cioccolato si porta a una temperatura di 50 gradi, si abbassa sui 27, si riporta a 31, cioè quello nella ciotola caldo e quello nel banco di marmo che si è raffreddato, l'unione di queste due temperature porta alla temperatura esatta per poterlo lavorare, cioè 31 gradi per il fondente. Ma questo se utilizziamo il metodo classico. Se noi utilizziamo il metodo in microonde, ci sono vari metodi, Parliamo di quello per inseminazione. È quello che io utilizzo di più, soprattutto nei miei corsi, perché si sporca poco, è molto pulito e lo possono fare tutti anche se non hanno un tavolo di marmo, perché molti non hanno il marmo, ok? Quindi come si fa il metodo per inseminazione? Cioccolato, si porta in microonde, si fonde, in questo caso il fondente, 45-50 gradi. Una volta che è fuso, prima abbiamo estrapolato una parte di questo cioccolato, generalmente un 25-30% si estrapola e lo teniamo a temperatura ambiente. Questo cioccolato lo fondiamo, questo cioccolato è fuso. Una volta fuso, mettiamo il cioccolato a temperatura ambiente all'interno del nostro cioccolato fuso. E allora cosa succede? Giriamo, 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 il cioccolato si abbassa e lo temperiamo in questo modo, quindi aggiungendo il cioccolato temperatura ambiente, generalmente 18-20 gradi, lui scende. Ma non arriva, magari arrivasse già a 31, ma non arriva, generalmente arriva sui 34-35 gradi. Quindi cosa dobbiamo fare? O, generalmente cosa si fa? La persona che è un po' veramente agonizzante, sta lì a girare finché non arriva a temperatura, o come faccio io cambio una bacinellina di vetro, che il vetro comunque è bello freddo, lo cambio in una bacinella, lo porto subito a 31 e lo utilizzo. Quindi ricapitoliamo, è semplicissimo: cioccolato, una parte si estrapola un 25%, 30% massimo e si fonde. Una volta che è fuso mettiamo il cioccolato a temperatura ambiente, misceliamo e lo portiamo a 34-35. Siccome non è ancora pronto, o stiamo lì a girare e aspettiamo che arrivi a 31, o come faccio io, cambio ciotolina, lo porto a 31 e lo utilizzo.
Metodo per inseminazione. Poi ci sono altri metodi. C'è il metodo semplicemente che si porta il cioccolato in microonde piano piano con step di 10-20 secondi alla volta a 31 e si può già utilizzare. Quindi ci sono tanti metodi. La maggior parte dei professionisti si ha un tavolo di marmo, lo cola sul marmo e crea quella curva di cristallizzazione dove unisce quella più calda a quella più fredda e lo porta a 31. Oppure c'è questo metodo, metodo per inseminazione, e ci sono altri metodi. Le temperature indicate qui, come ho detto, possono variare di un grado. Magari il vostro cioccolato a 30 gradi è l'ideale, o magari 31, 31 e mezzo, ok? L'importante è guardarlo. Deve diventare, dopo ve lo spiego quando lo facciamo. Per il cioccolato al latte e il bianco, come si fa? Si fonde non più a 50, ma lo fondiamo massimo a 45 gradi. Stesso metodo, se usiamo il metodo classico, semplicemente da 45 gradi lo si porta a 26-27, una parte di quel cioccolato caldo che era tenuto prima e lo si porta a 28-29, dipende cosa usiamo. Ad esempio, per standard il cioccolato al latte 28-29-30 gradi si può utilizzare, cioccolato bianco 28-29, anche se io lo porto anche a 27 gradi tranquillamente in modo tale che lo lavoro prima. Cioccolato gianduia 26-28, quindi ogni tipo di cioccolato ha la sua temperatura, ok? Ma poi voi dovete guardarlo, perché una volta che lo guardate, prendete pratica, ve lo dice lui quando è pronto. E dopo vi spiego come. Quindi, se usiamo il cioccolato bianco al latte, invece si fonde a 45 gradi in microonde. Prima si estrapola al 25-30%. Una volta che il cioccolato è fuso, si unisce a questo 25-30% che è a temperatura ambiente. Girando, lui scende di temperatura, ma anche lì non arriva alla temperatura di utilizzo subito, ma ci vuole un po' per girare. O giriamo e aspettiamo che è agonizzante, oppure come faccio io, prendo una ciotolina di vetro, cambio la ciotola, abbasso ancora la temperatura perché lo porto sui bordi e lo utilizzo. Il latte, come scritto qui, 29-30, ma può essere anche 28, dipende dal tipo di cioccolato che usate. Cioccolato bianco 28-29, ma ad esempio io anche in pasticceria da forno ho fatto vedere anche a 27, ok? Dipende che temperatura avete, perché la temperatura è importante. Se qui avete 30 gradi, il cioccolato non riuscite a lavorarlo, ma neanche se fa troppo freddo. L'ideale sarebbe sui 20 gradi la temperatura, 18-20 gradi, massimo 24 la temperatura, diciamo esterna, allora riuscite a lavorarlo. Per capire se un cioccolato è temperato, si fa la prova o del tarocco o di un pezzo di carta da forno. Semplicemente, quando il nostro cioccolato è temperato, si puccia dentro un pochettino di carta da forno, oppure con una leccapentola si sporca un po' di carta da forno. Se lui nell'arco di 2-3 minuti, massimo 5 minuti, diventa duro, è perfetto. Se il cioccolato voi lo toccate e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, è sempre molle, vuol dire che non è stato temperato, perché ci sono dei cristalli all'interno che devono stare sempre in movimento, ma quando poi li portate in tempera, lo colate, questi cristalli si solidificano e diventa appunto la struttura croccante. Perché il cioccolato deve avere una caratteristica, deve essere lucido, soprattutto se usate fogli di acetato, ma deve essere croccante. Se voi temperate un cioccolato e vi rimane sempre molle, vuol dire che non è temperato bene, ok? Spero aver spiegato un po' tutto. Il cioccolato da usare qual è? Quello che vi piace di più a voi. Questo è un 64%, ok? Ma voi potete usare un 70%, potete usare quello che vi piace. L'importante è che sia un buon cioccolato, quello che vi piace a voi. Più cioccolato a burro di cacao, più sarà fluido. Meno a burro di cacao il cioccolato, più sarà denso, ok? Perfetto, quindi partiamo con il temperaggio del cioccolato, in questo caso fondente. Fondente ho già estrapolato un 25-30%. Esempio pratico, su un chilo di cioccolato, 250-300 grammi, li mettete in una ciotola a parte. Quindi mezzo chilo di cioccolato, circa 150 grammi le estrapolate. Se sbagliate di qualche grammo non c'è problema, ok? Andiamo a fondere le microonde con step di 20-30 secondi alla volta alla massima potenza fino a fonderlo. Quando è fuso, mettiamo il cioccolato dentro e vi faccio vedere. Andiamo in microonde.
Il cioccolato, sono passati 30 secondi, adesso vi faccio vedere. Non è sciolto perché inizia a sciogliersi, ma voi lo dovete girare lo stesso per uniformare il calore. Se voi non lo girate in questo modo qui, dopo lui inizia a bruciare, ok? Quindi, molto importante questa cosa. Termometro, organizzatevi un termometro per sentire la temperatura, se non avete esperienza ovviamente, e un po' di carta da forno che vi faccio vedere. Abbiamo dato altri 20-30 secondi, semplicemente lo mescolate ancora. Voi mi raccomando mescolatelo, perché se voi aspettate che si fonde tutto, il cioccolato vi brucia in mezzo. Ok, andiamo a girarlo. Ecco, quando vedete che è fuso, però non tutto, vedete c'è ancora dei pezzi, però sentite che è bello caldo, non andate più in microonde, ma lo giriamo in questo modo, in modo tale che sciogliamo i pezzettini di cioccolato. Ok, questo modo qua. Controlliamo la temperatura. Se arriviamo tra i 45 e i 50 gradi, il cioccolato è temperato. Ecco, questo è a 31, quindi no. Volendo c'è anche il metodo dove potete semplicemente miscelarlo in questo modo qua, fino ad arrivare a non superare i 31. Se non superate i 31 potete lavorarlo anche così. Però anche lì è abbastanza lungo, perché bisogna girare all'infinito. Come faccio io, un po' più veloce. Andiamo ancora e lo portiamo tra i 45 e i 50 gradi. Ok, adesso è sciolto completamente. Diamo una girata. Controlliamo la temperatura. Ma molti dicono, ma scusa chef, ma non posso scioglierlo e lo uso? Sarebbe bello, ma non si può perché rimane sempre molle, capito? Questa tecnica serve proprio per questo discorso. 43, 44, se arriva a 45 ci possiamo fermare, anche se 50 gradi, dipende dal tipo di cioccolato che usate. Va bene, 45 gradi. Possiamo già fermarci. L'importante è che se usate il latte e il bianco, non superate i 45 che li bruciate. Ok, siamo arrivati a 45-50 gradi. A questo punto, cioccolato in pepite, che abbiamo scorporato prima, dentro. E misceliamo. Eccolo qui, adesso parte proprio la fase di temperaggio, cioè da una temperatura di 45-50 gradi, giriamo, lui si abbassa e va in calante, no? 42, 40, 39, 38 e scende. Generalmente con questa tecnica arriva a 34, ma noi non vogliamo che arrivi a 34, noi vogliamo che arrivi a 31, quindi... O giriamo, aspettiamo, ma cosa succede? Che siccome qua abbiamo una bacinella di vetro, staremo mezz'ora ad aspettare. Per quello io cambio la bacinella. Ma è un metodo che uso io, non è accademico. E io mi trovo bene, perché è molto veloce in questo modo qua. C'è chi lo mette nel ghiaccio, c'è chi lo mette in frigorifero e poi lo gira sempre dal frigo, ma sono scomodi. Si può mettere anche in acqua e ghiaccio volendo, eh? Si gira, scende di temperatura, però il ghiaccio è un po' violento, non ve lo consiglio. Io ho trovato che questo metodo personalmente è quello che mi dà migliori risultati, ovviamente sporco una bacinella in più. Ok, adesso vi faccio vedere cioccolato fluido. Adesso la temperatura è arrivata sicuramente... Sono 34 e 35, 33, 34, 35, come vi ho detto. Questo è proprio un metodo collaudato. Allora io prendo l'altra bacinella. Altra bacinella, cosa succede? Questa è fredda, è vetro, e quindi andiamo ad abbassare subito la temperatura. E cioè lo mandiamo in tempera. Questo metodo è buono se non avete il marmo, perché ovviamente non avendo il marmo non sporcate.
Sporcate una bacinella in più, però non sporcate in giro. Perfetto. A questo punto è 34-35, ma noi lo giriamo sui bordi. Cosa succede? Il cioccolato tocca il bordo che è freddo e scende ancora. In questo modo si dice lo mando in tempera, cioè lo porto alla temperatura di utilizzo, cioè 31. 30-31 dipende. Voi lo guardate, come fate a capire? Innanzitutto ci vuole un termometro e compratelo perché è indispensabile. Ma io come faccio a capire quando il cioccolato è pronto se non ho un termometro? Allora, uno diventa più vischioso, diventa più da, ecco, vedete già, da proprio fluido, colante, acquoso, inizia a diventare cremoso. Non cremoso, diciamo un po' più, aggrappa un po' di più, vischioso, direi. Se voi lo prendete e diventa più vischioso. Ora, io a guardarlo ci siamo già quasi, lui è già sceso di temperatura, giusto quei 3-4 gradi che ci servono. Perfetto, così diventa più vischioso, ok? Andiamo a vedere se siamo pronti, mettete dentro il termometro, guardate, optimum è 31, eccoci qua, ci siamo, perfetto, 31, 31 e 2, 31 e mezzo, 31 e 8, perfetto, ci siamo. Tanto adesso scenderà di qualche grado, giusto quei 8 punti li perde adesso. Ok, cioccolato temperato, cioè i cristalli sono in forma stabile in questo momento. Allora cosa facciamo? Tutto quello che volete, ovviamente farò varie lezioni e vi faccio vedere. Possiamo fare le piumette, dei timbri, delle cialde, tutte le decorazioni di cioccolato. Adesso vediamo delle cialde base, delle piume, dei timbri. Quello che riesco a fare con questo poco cioccolato. Nelle altre lezioni vi faccio vedere altre decorazioni. Quindi andiamo a fare un po', realizziamo qualcosa di base con questo cioccolato qui. Quindi per vedere se il cioccolato è temperato vi faccio vedere un modo. Prendete un foglio di carta, date giusto 2 spennellate sottili. Se entro 3-5 minuti questo si solidifica, è pronto. Se no potete fare la prova della carta da forno, cioè pucciate un pochettino così la carta da forno, togliete l'eccedenza e lo lasciate qui. Se diventa duro, tra 3-5 minuti è pronto. Nel frattempo lo metto da parte, intanto che lavoriamo vi faccio vedere. Allora, mettiamo un po' di cioccolato all'interno di un sac à poche o un conetto di carta, non cambia. L'importante è che abbiamo come una matita per disegnare. Così. Perfetto. Se lavorate tanto cioccolato e avete bisogno che non si inchiodi nella bacinella, tenete un phon, quello proprio per i capelli. Tenete un phon e gli date una botta ogni tanto, ok? Allora, cialde proprio di base. Tagliate questa eccedenza e facciamo dei timbri, delle cialde di base. Cialde di base, cioè così. Si fa uno spuntone, come per fare un po' la forma dei macaron, eh? Fate così, rimanete più puliti se schiacciate la puntina. Ok? Così. Queste cialde di base potete farle dritte o curve, cucchiaio o anche il dito. Le fate dritte in questo modo qua. E avete come queste sgommate, no? Vedete? Dritte così. Potete farle di sbiego se non c'è spazio. E queste sono, vedete, curve. Ma potete farle, mettiamo qui, potete farle anche curve col dito così.
ok? Potete mettere delle granelle, potete fare quello che volete. Queste sono delle cialde di vase. Intanto vi faccio vedere che qui si sta solidificando, è appena passato un minuto, ma già inizia a diventare denso. Vuol dire che è temperato bene. Dall'altra parte vi faccio vedere un timbro, cioè come si fa. Prendete sempre il vostro cioccolato e andiamo a fare degli spuntoni così di cioccolato. Vado a prendere il timbro da freezer. Timbro da freezer, questo è col mio logo, lo fate fare col vostro. La lasciate proprio cadere così, vedete? E si stacca da solo. Questi si comprano anche su Amazon o potete farli fare. In questo modo si fa il timbro per le torte. Non ne fate più di 3-4 alla volta perché dopo non si staccano più. Se avete un abbattitore lo mettete a meno 40, ok, altrimenti non riuscite dopo, eh. Perfetto, timbro, cialde di base, una volta fatti i timbri e fatte le cialde di base vi faccio vedere come fare ad esempio delle piumette. In questo caso, siccome abbiamo un po' di spazio, magari facciamo altre cialde. Potete farle dritte, anche col dito, non succede nulla, o curve. Ok, queste sono fatte. Adesso vi faccio vedere le piumette. Allora, importante, foglio di acetato tagliato quanto la lunghezza del coltellino. Poi si mette proprio qua sul bordo, ok? Un po' di burro spray oppure un goccino d'acqua, giusto per farlo incollare, così. Perché non si deve muovere, Poi cioccolato temperato lo mettiamo in un bicchiere. Quindi prendiamo un bicchiere, mettiamo dentro il cioccolato fino a 3/4. Cioccolato, pucciate il coltello, tirate su. Tirate via l'eccedenza da dietro, pucciate in questo modo qui, giù, su, dietro e formate la codetta, ok? Quindi, coltello, tirate via l'eccedenza, schiacciate, tirate su, tirate indietro e formate la codetta. Schiacciate. Tirate su, tirate indietro. Quindi rivediamo. Dietro. Togliete l'eccedenza. Schiacciate. Tirate su, tirate indietro. Togliete l'eccedenza. Schiacciate. Tirate su, tirate indietro. Togliete l'eccedenza. Schiacciate. Tirate su, tirate indietro. Ancora, più avete una piuma grande, più è bella. Così. Potete farle bianche, latte, fondenti. Su, dietro. Questo tipo di decorazioni, se volete farle ancora più belle, poi le mettete a riposare curve. Prendete un rotolo di Scottex e tagliate lo Scottex, oppure se avete, come in questo caso, un contenitore curvo, li mettete dentro così. E li lasciate riposare così. In questo modo rimangono curvi e diventano proprio come la piuma, più bella, ok? Questo è fatto, lo mettiamo da parte. Facciamo altre piumette. Nel frattempo vi faccio vedere, guardate. Vedete, questo ha indurito, quindi vuol dire che è temperato. Ormai manca un minuto e diventa quasi solido. Perfetto. Vediamo ancora la piumetta. Quindi schiacciate, tirate su, tirate indietro.
Schiacciate, tirate su, tirate indietro. Schiacciate, tirate su, tirate indietro. Se vi viene un po' il fondo un po' grande, facciamolo un po' più elegante. Schiacciate, tirate su, tirate indietro, un po' più fine, ok? Schiacciate, tirate su, tirate indietro. 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 Anche queste le mettete curve. Quindi in questo caso io adesso ho solo quel contenitore, se ne avete due li mettete in un contenitore curvo, così, ok? Perfetto, vedete? Quindi vedete che si è solidificato? Non attacca più? Vuol dire che era temperato. E quindi abbiamo fatto le nostre piumette, che l'ho messe qui, ok? Abbiamo fatto le nostre cialde. Se volete riprenderle subito, gli date 10 minuti di frigorifero e poi le lasciate riposare a temperatura ambiente. Nel frattempo, visto che mi avanza un po' di cioccolato, vi faccio vedere anche come fare dei dischetti. Per fare i dischetti fatti in maniera professionale, prendete dei fogli da chitarra, si chiamano, cioè è acetato morbido. Se questo qui è un acetato rigido, questo è un acetato morbido, vedete? Li comprate sui negozi di arte bianca e si chiamano fogli da chitarra 40x40. Quindi abbiamo foglio da chitarra. Siccome mi avanza il cioccolato, vi faccio vedere. Cioccolato. Ecco, vedete, se per caso vedete che inizia a tirare, adesso controlliamo la temperatura, se no gli diamo un qualche secondo di microonde. Andiamo, sì, vedete? Sta iniziando a tirare. Allora cosa faccio? Controllo la temperatura. Vi faccio vedere poi le cose che in verità succedono, che poi molti magari non dicono neanche e uno non sa dopo come... Ecco, 24 gradi. Non va bene, ok? Sta già cristallizzando. Quindi cosa faccio? Lo porto a 31 senza andare oltre 31, eh? Quindi diamo due giri. Gli ho dato 10 secondi di microonde, ok? Queste sono tutte le cose che magari non vengono spiegate, poi la persona si ritrova ad avere il cioccolato che si inchioda e non capisce cosa deve fare. Innanzitutto il cioccolato, se non vi vengono le cose, si può rifondere all'infinito e continuare a fare questi lavori, eh? Lo potete ritemperare a vita. Allora, ecco qua, andiamo a vedere la temperatura. Se la temperatura l'ho riportata a 31, andiamo a fare queste cialdine che vi faccio vedere. Ecco, 28, 29, 30, vedete? 31, ok. Una volta che ha 31, vi faccio vedere queste cialdine qui. Va bene, non di più, Diamo una girata. Colliamo un po' sul bordo così, non tanto. Mettiamo sopra l'altro foglio di acetato. Con un piccolo mattarellino di gomma, anche questo si può comprare su Amazon senza problemi, andiamo a stenderne un foglio sottile in questo modo qua. Questo lavoro lo potete fare solo sull'acetato morbido. Se voi avete gli acetati rigidi, sto lavoro qua non potete farlo, e allora fate semplicemente delle gocce sull'acetato. Ma se voi volete creare questi dischetti che vi sto facendo vedere, vi servono i fogli da chitarra. Da chitarra perché la chitarra è una macchina che taglia i cioccolatini cremini generalmente. Ed è appunto tipo un taglia uovo, grande. E i fogli che ci vanno sotto sono infatti 40x40. Più le cialde sono sottili, più le cialde sono belle. Più le cialde sono spesse,
più le cialde sono meno eleganti. Ok, bello sottile così, ok? Aspettiamo 2 secondi che tira un po'. Se sporcate il tavolo, vi faccio vedere una cosa. Pezzetta umida riscaldata in microonde. Questa è la nostra spugnetta che ho scaldato in microonde in modo tale che pulisce prima il tavolo. Soprattutto questo qua è un tavolo bianco e si sporca solo a guardarlo. Se fosse un tavolo di marmo, ecco qua. Ok? Importante, questo qua deve tornare plastico, ancora è troppo molle, si vede. Quando questo inizia, ecco, vedete? Inizia a tirare, da questa parte. Quindi giriamolo sotto sopra che prende freddo anche di là. Quando questo inizia a tirare, ok, cosa facciamo? Formiamo con un coppapasta le nostre decorazioni. Quindi può essere questa, questa, una più piccola e una più piccola ancora. E questi sono i nostri cerchietti. Quindi ad esempio, vediamo se... Sì. Mi raccomando, deve tirare, perché se no non si forma. Aspettiamo ancora un attimo. Ok, quando è ancora plastico, coppate così. Uno, dovete bucare il fondo, vedete? Cioè non bucarlo, ma dovete fare proprio la fossa, eh? Quindi, due, tre, quattro, cinque, così. Mi raccomando, dovete pressare bene, eh? Poi ne fate magari questo qua un po' più grande, un po' più piccoli, insomma, per quello che dovete fare. Così. Potete farlo col cioccolato bianco, col cioccolato fondente, col cioccolato al latte. Potete farlo con tutti i cioccolati che volete, Queste sono decorazioni per torte. O ve le fate prima e ne tenete poi in modo casuale e le utilizzate sulle torte, o le fate in modo specifico per ogni tipo di prodotto. Ok, quello che vi voglio trasmettere è questo. Guardate, si vede attraverso. Non so se voi lo vedete, ma si deve vedere attraverso. Se voi vedete i solchi, è stato fatto bene. Se voi non vedete solchi, vuol dire che era ancora troppo molle, ok? E anche questo l'abbiamo fatto e lo lasciamo qui. Se volete staccarli subito, li mettete in frigorifero 10 minuti e poi a temperatura ambiente. Lo stesso lavoro lo potete fare, un altro foglio d'acetato anche rettangolare. Siccome ho di cioccolato ancora, vi faccio vedere quelle quadrate. Stendiamo il cioccolato temperato, così. Vedete che sta iniziando a indurire, eh? Quindi dobbiamo sbrigarci. Poi, foglio di acetato sopra. Tirate anche qui, così, delle strisce. Più è sottile, più elegante. Questo lavoro dopo lo vedremo fatto anche con dei trasferelli. Al momento vi faccio vedere proprio quello basico. E lo lasciate un attimo indurire. Perfetto. Lo girate in modo tale che si raffredda un po' di qua, un po' di là. Facciamo dei quadrati, facciamo 4x4 o 3x3, possiamo, facciamo un 3x3 che è un po' più fine e elegante.
Facciamo un 4, sì, dai, 4. Ok? 4. Aspettiamo che ritorni un po' plastico. Ok? Se è ancora troppo molle, non lavoratelo, perché se no non riuscite a fare quei lavori che vi faccio vedere. Ancora no. Aspettate un attimo. Ok? Inizia a diventare duro. Ok? Quando vedete che inizia a tirare, è il momento giusto, ecco, per poterlo lavorare. Quindi fate in questo modo qui. Facciamo delle pastigliette quadrate. Quindi andiamo a tirare così. Uno. Se non avete questo, tiratelo semplicemente con un righello, eh. Due. Ecco, se qui non ha preso bene, ci ripassiamo. Mi raccomando, deve prendere bene. Facciamo anche di qua. Anche di qua. Ok, l'importante, come vi ho fatto vedere per quelli tondi, è che si vede attraverso. Se non vedete attraverso, vuol dire che non l'avete fatto bene. Per essere più sicuri, se per caso vedete che in alcuni punti potete separare meglio, diamo un colpettino così, eh? Perché sennò dopo da staccare diventano rognosi. Ok? Perfetto. Quindi, ricapitolando, una volta fatto il cioccolato, se si toglie dalla carta da forno, vedete, dopo qualche minuto, e si rompe in questo modo, è bello duro, vedete, proprio è croccante, il cioccolato è temperato bene. Importante, se lo fate sulla carta da forno, come in questo caso, vi faccio vedere, questo adesso è molto sottile, si fa fatica. Però se lo fate sulla carta da forno, come in questo caso qua, vi diventa opaco. Se invece lo fate generalmente su il foglio di acetato, vi rimane più lucido. Se lo lasciate tutta la notte, meglio, diventa più lucido. Se lo togliete adesso è ancora opaco. Quindi, vedete, sono già solidificate perché la temperatura qui è tra i 18 e i 20 gradi e si solidificano subito. Io generalmente le decorazioni di cioccolato o le lasciate così, oppure mi piace spennellarle ad esempio di oro e le create così dorate. Anche i timbri, no? A me piace spennellarle di oro in questo modo qua. Quello è oro in polvere con un pennellino e li fate dorati, ok? Vedete, qui dietro inizia a diventare lucido, qui davanti era opaco, perché ovviamente la parte che sta a contatto con l'acetato rimane lucida, ok? Questi saranno lucidi, ok? Quelli sulla carta da forno saranno opachi. Allora, queste qui come si mantengono? Io vi consiglio... Le mettete in frigo, le potete conservare così nei fogli in frigo. Li lasciate in frigo, quando vi servono prendete quelli che vi servono. Oppure li mettete in frigo 10 minuti, li togliete dal frigo, li staccate uno per uno. Adesso, ma sì, sono già pronti. Ecco, vedete, questo è lucido. Ok? Li togliete così, li mettete nei contenitori e ce l'avete già a quadretti. Ora lo rimetto. A me piace di solito lasciarli così in frigo perché rimangono più lucidi, ok? Questi qui uguale. Questi sono quelli rotondi. Faccio vedere, ne prendiamo uno. Prendiamo uno magari così. E anche questi, bellissimi. Voi li togliete. Adesso gli altri li voglio lasciare così. Vedete, questo è lucido, è fine, è elegantissimo. E se li lasciate nell'acetato rimangono lucidi, se li togliete troppo presto diventeranno opachi, quindi almeno una notte, generalmente tra i 15 e i 20 gradi a cristallizzare bene, ok? E questo lo rimetto al suo posto.
Quindi abbiamo quelli rotondi, abbiamo quelli invece i nostri timbri di cioccolato, quindi dorati, abbiamo la nostra forma a goccia, che è la forma classica, e abbiamo le nostre piumette. Anche queste, vedete, si sono già solidificate. Ovviamente la parte sopra sarà opaca perché ha contatto con l'aria e la parte sotto invece diventa lucida. Le piumette, anche queste, ecco, vedete, già lucida. Anche queste qui, tranquillamente le potete spennellare con l'oro, che diventano molto belle in questo modo qua. E poi queste, prendete un coltellino, uno spelucchino, semplicemente andando un attimino a tagliarle in questo modo, meglio se scaldate la lama, andate a creare proprio l'effetto piuma, che è il classico effetto, dopo magari con una foto finale si vede meglio, che è proprio l'effetto piuma con queste piumette così. Quindi la lezione per il temperaggio basico del cioccolato fondente, la piumetta, il nostro sgommata di cioccolato, può essere curva, può essere dritta, il nostro timbro dorato, le nostre decorazioni per le nostre torte, molto fini, elegante, rotonde, molto fini, elegante, precise, quadrate. La lezione per il temperaggio del cioccolato, questa è finita. Ci saranno altre lezioni dove ti faccio vedere magari il cioccolato bianco, magari come poterlo colorare, trasferelli, e vi faccio vedere altre cose. Questa lezione è terminata. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! Se sei arrivato fino a qui è perché sei interessato alla pasticceria e nello specifico alla pasticceria di qualità. Io sono Andrea Di Giglio, ho lavorato in alberghi e ristoranti in giro per il mondo e mi sono preso il compito di realizzare videocorsi e libri per tutte le persone, anche che partono da zero. I miei videocorsi sono sia se sei un appassionato, un pasticcere o un imprenditore che ha un'attività di pasticceria. Infatti mi sono preso il compito di suddividere la pasticceria nei vari ambiti e creare pasticceria di base, dove vedremo tutte le basi della pasticceria spiegate a regola d'arte. Pasticceria da forno, quindi vedremo crostate, torte da forno innovative, cake e biscotteria per essere padrone della pasticceria da forno. Pasticceria lievitata, realizzeremo piccoli e grandi lievitati fino al panettone e la colomba. E poi abbiamo anche pasticceria cremosa, quindi torte, torte classiche, torte internazionali, torte moderne, monoporzioni e mignon. Mi sono preso il compito di realizzare i videocorsi più completi sull'argomento per renderti capace in pasticceria, non solo per copiare una ricetta, ma per essere padrone della materia. Perché ricordati che lo show dura un secondo, ma la formazione è per sempre. Qui sotto trovi un tasto per parlare direttamente col mio centro assistenza per qualsiasi domanda, dubbio o perplessità. Se invece ti vuoi iscrivere direttamente, qui sotto puoi scegliere il percorso o i percorsi più adatti a te. Quindi io spero di vederti all'interno del corso. Ti saluto e ci vediamo dentro. Ciao!